Ciao, in questo video voglio parlarvi di libri sullo yoga. Moltissimi mi chiedono dei suggerimenti su alcuni titoli, alcune letture per iniziare, per approfondire il loro studio dello yoga. Quindi ho pensato di fare questo breve video per parlare di alcuni titoli, non tutti, ce ne sono non so quanti di libri sullo yoga, ma alcuni titoli che secondo me sono ottimi, soprattutto per iniziare, insomma. I primi due libri che vi consiglio assolutamente sono due testi classici tramite i quali riuscire a capire meglio le origini dello yoga e la sua filosofia, il pensiero che è alla base di tutto questo. Uno è la Bhagavad Gita, è un testo molto bello, lo trovate in varie edizioni e soprattutto con vari commenti di diversi insegnanti. Perché con i commenti? Perché è un testo che fa parte di un poema e quindi per comprenderlo più a fondo è necessario appunto leggerlo con dei commenti che ci possono spiegare il significato di ogni parte. Un altro testo importantissimo sono gli Yoga Sutra di Patanjali. Io anche questo appunto è un testo che è sempre commentato. Io ho comprato la versione commentata dal maestro Iyengar. Anche questo è un libro che è uno studio, quindi si continua a leggere e rileggere per capire con il tempo il suo significato più profondo. Perché è importante? Perché ci fa capire veramente quali sono i passaggi, quali sono gli 8 gradi, gli 8 passaggi dello yoga. E quindi è appunto un testo fondamentale, e il commento del maestro Iyengar io l'ho trovato incredibile, e soprattutto l'introduzione, come in tutti i suoi libri, è un'introduzione diciamo molto più generale ed è importantissima, viene veramente in aiuto a chi sta iniziando ad avvicinarsi allo yoga. Se invece volete approfondire di più quello che riguarda le posizioni, gli asana, volete conoscerli meglio, un testo che è sicuramente fondamentale, almeno che io considero fondamentale, è Teoria e Pratica dello Yoga del maestro Iyengar. Poi ce ne sono moltissimi altri, chiaramente, perché tantissimi maestri e insegnanti hanno scritto testi, però io questo è quello che tengo sul comodino sempre. Anche in questo caso il maestro Iyengar inizia con una panoramica generale per spiegare che cos'è lo yoga, quindi non solo gli asana, e poi appunto si addentra più approfonditamente nella spiegazione delle posizioni. Tutte le posizioni sono spiegate perfettamente, molte posizioni hanno anche diciamo la spiegazione del loro nome, quindi da dove derivano, e poi ci sono anche diciamo, la spiegazione su come applicare queste posizioni, quindi per determinate problematiche fisiche o malattie. E le foto dentro sono fantastiche, sono tutte foto appunto del maestro, sono foto in bianco e nero, ma è veramente fantastico. Per quanto riguarda invece il pranayama, ad esempio, c'è Teoria e Pratica del Pranayama, sempre di Iyengar, e anche quello appunto è un testo incredibilmente utile per iniziare con il pranayama. Magari non è semplicissimo, non è immediato come la spiegazione degli asana, chiaramente, però è sicuramente una base fantastica per iniziare. Parliamo invece di meditazione.
Per la meditazione, un libro che ho trovato molto utile è Meditazione per amore, Meditation for the Love of It, di Sally Kempton, e perché mi è piaciuto? Perché è veramente è semplice, semplice e diretto, ma dà il tempo di crescere nell'esperienza della meditazione mentre si legge il libro. L'autrice infatti propone una serie di piccole pratiche, di esercizi in modo tale da provare immediatamente quello che sta scrivendo. Poi in realtà si fa molti riferimenti a delle esperienze sue o di suoi studenti, di altre persone, e quindi diciamo che il testo diventa veramente molto molto facile da poi applicare e insomma seguire anche nella realtà. Ok, questi sono solo alcuni piccolissimi suggerimenti. Ovviamente in libreria su internet trovate una marea di libri di yoga, di libri sullo yoga. Questi non sono gli unici, sono alcuni libri che io trovo molto interessanti. Sono interessanti perché possono creare una base per iniziare, possono, diciamo, aprire la porta e poi continuare a trovare altri testi, trovare altri insegnanti che vi piacciono, può stare, insomma, a voi, ecco. Spero che questo video vi sia stato utile e ci vediamo alla prossima. Ciao, namaste.